Buongiorno, adesso faremo vedere come si sostituisce un hard disk alla PlayStation 3. Un attimo, mettiamo zoom, vediamo il principio. Mettiamo, facciamo un po' di luce. Porco Dio! È successo un incidente di percorso e c'è crollato il lampadario addosso. Ma non toccare niente. Poi vabbè, no, questo era già crollato, vero? Come sta a posto così. Allora, possiamo vedere di fare leva? Ecco qui. Apriamo. Apriamo e c'è questo slot. Svitiamo. Vediamo la vite principale. Riposiamo. Cacciamo fuori la levetta che ci consentirà di sfilare l'hard disk. Questo è l'hard disk da 80 giga. Questo è un 80 giga, adesso andremo a montare. Possiamo vedere l'originale di PlayStation e Toshiba. L'originale delle prime PlayStation erano di un'altra marca, però. Possiamo vedere che questa è da 80 giga, non so se legge, però vuoi leggere. Si sono migliorati comunque, perché già hanno messo Toshiba. Prima montavano delle merdine comunque, non proprio erano efficienti lo stesso, però non. Fa vedere un attimo, perché non me lo vedete bene. Che ogni limite ha una pazienza. Ogni limite alla pazienza, vai. Ok, adesso vedremo come montare. Granchio ha scelto l'hard disk. Eccolo. Ho scelto l'hard disk da 360 serialata. Da 300 della Fujitsu. Adesso andremo a sostituire. Ok. È semplicissimo, smontiamo le viti di supporto. Non va bene così. Proviamo un po' più grande perché. Perfetto. Dal disco della PlayStation che caccerete lo potrete vendere oppure conservare oppure magari archiviarlo e fare un hard disk esterno. Vero. Oppure potrete fare un backup, non so, tenendo dentro la disk. Cazzo ne so, fate quello che cazzo vuoi. Ecco qua. Adesso una cosa, ricordiamoci come era inserito. Infatti, da posizione, così. Se no dopo non si incide. Togliamo questo, appoggiamo lì e prendiamo quello da 360. Quest'altro. La stessa posizione. Sempre così non può mai andare perché i contatti sono esterni. È vero. Quindi lo rigiriamo. Ma che macchetto interno. È un Fujitsu. E andiamo a riposizionare le viti di supporto. Ma come prima, insomma, uguale. Vediamo. Non serve stringere tanto perché poi alla fine comunque il cassetto è fermo. Anche perché queste viti, da esperienza, queste viti si spanano molto facilmente. Io infatti con la mia ex PlayStation sono rimasto a piedi, non ho potuto più smontare il cassettino e quindi non ho potuto più riprendermi il mio 160 giri che c'era dentro. Cazzo, cazzo. Adesso sicuramente la PlayStation ci chiederà di scaricare il firmware dal sito, perché ora vi spiego perché ci chiede questo, perché il firmware è già montato sull'80 giga. Automaticamente, se qui adesso c'è il nuovo firmware, allora automaticamente non ci chiederà niente, però sicuramente ci chiederà di. Possiamo provare a vedere in diretta. Ma intanto andiamo al rimontaggio, lo stesso procedimento. Inseriamo e sentiamo un piccolo click. Ecco qui. Quando fa questo significa incastrato. Riposizioniamo la leva a scorrimento automatico. Scorrimento automatico perché se lo prende c'è un verso unico. Andiamo a rimontare la vite per fermare il blocchetto. Anche questa mi raccomando stringere leggermente perché si. Ad applicate la chiusura, lo scocca qua. Ecco qua, perfetto. Posto. Cambiato. Semplicissimo. Ok, adesso andiamo all'accensione.
questo si può rimettere qua dentro. L'accensione sta cosa. Basta non farlo in testa. Ma possiamo anche rimettere sotto. Scusate che non vedete niente, sto a fare una cosa. Ok. Ahia, no, no, sto cosa l'ho rimetto apposta, una volta che la bocciata che gli do. Che se non ci mette. Andare a rimontare tutto. Guarda, sta crollato questo del lampadario. Vabbè dai, oh! Io direi che sono soddisfatti. Certo, tanto quello era la fine. Montaggio.